Ha ragione, primo tempo non è che abbiamo sofferto, non abbiamo espresso il nostro gioco come siamo sempre espresso, no? Naturalmente ci mancava quella profondità, quell'ampiezza dentro le linee, sono stati bravi loro a non concedercelo, però devo dire che era una partita da 0-0, sono stato espulso perché ho detto al quarto uomo che l'azione del rigore era nata su un fuorigioco. Se voi notate, l'azione era partita da un fuorigioco, io ho detto solo questo. Però dopo il secondo tempo la squadra, ero sicuro di quello che con la doppia punta c'aveva più ampiezza, abbiamo avuto più gioco, abbiamo alzato un attimino, l'ingresso di Camarà ci ha consentito di giocare l'uno contro uno esternamente e con D'Angelo che si è alzato e lì poi... Beh, devo dire, devo fare i complimenti alla squadra, perché non era facile oggi, perché il Brescia era ben messo in campo, c'erano dei giocatori a 5, quando sono a 5 avevano un palleggio buono da dietro il primo tempo, un palleggio che forse non mi sono fatto capire un po' bene, però dopo la fine, come hai detto tu, abbiamo meritato poi alla fine di vincere, insomma, ecco. Mister, non avevo che era rischiato, però sul 1-0 c'è stata anche una traversa partita dalla Brescia con un calcio di rigore sbagliato, ma tutto sommato diciamo che Tabellino forse è andato fuori dopo quel gol della Brescia, un Molina della Stanza. Hai ragione, ma io credo un Avellino devastante, perché non è solo Molina, perché se voi vedete, no, d'altronde Molina l'ho preso perché io l'ho spostato a sinistra perché sapevo che, insomma, se, ma io credo che non era, io do un 7 all'Avellino, perché non era facile oggi, noi c'avevamo una squadra che il Brescia ha dei giovani di grande qualità, non dimentichiamo questo, però bene, bene, abbiamo sofferto come giusto in una partita si soffra, ma io credo che più si va avanti più le giocate vengono, come avete visto, insomma, credo che il nostro deve essere un campionato importante, no? Riuscire a non soffrire più come l'anno scorso, ecco. Vabbè. Ma voi dovete dare il voto, io, per me sono stati tutti bravi, tutti. Chi? Sì, sicuramente è stato chiuso dai tre mediani, ma sono convinto che lavorandoci lui dimostrerà, di qualità ce l'ha, insomma. No, era arrabbiato con me stesso perché sapevo com'era. Delle volte l'allenatore capisce prima tutte le cose. Vabbè. Beh, Lazzarini penso che ha dimostrato tutto il suo valore, no? Credo che ha fatto belle parate. Devo dire bene, Moretti credo che ha fatto bene, è chiaro che lui ha un modo di giocare che sembra invece la palla gli parte prima degli altri che la portano, lui la fa partire prima, però a me è piaciuto, insomma, ecco. Prego. Ma assolutamente no, io ho addirittura anche Assenzio che sta, io volevo non dare punti di riferimento a loro più che altro, però dopo alla fine ho capito che senza due punte si fa un po' fatica, no? E allora l'allenatore non fa altro che fa l'allenatore. No, 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 nella mia vita, quando finirò di allenare la carriera voglio vincere un campionato. E poi sono caduto, mi avete visto? No, ma oltre che scarpe antiscivolo, il ginocchio che mi ha fatto male.
volevo chiedere se c'era una gerarchia per quanto riguarda i calci. No, erano insieme sia Matteo che Gigi e hanno deciso loro, insomma. Che percentuale? Guarda che aiuto a mettere in campo, che percentuale? È la mia, dai. Io lavoro, ah scusa. Ancora il 60%. Dobbiamo migliorare. Esternamente, sì. Sì. Se avevo la bicicletta pedalavo. No, siamo andati in svantaggio, abbiamo sofferto, è vero, il primo tempo, e secondo tempo invece anche grazie all'espulsione sì, ci sono stati più spazi e siamo stati bravi a creare le occasioni e a sfruttarle. E magari se Gigi faceva il gol prima al suo rigore finiva in un altro modo, non lo so, però insomma, secondo me è una vittoria meritata. No, beh, l'ultimo l'avevo sbagliato io, quindi toccava a Gigi giustamente, se lo merita anche. E adesso vado in stazione a dormire, perché domani c'è un treno, quindi non festeggio. No, la dedico a mia sorella che è stato il 17 agosto era il suo compleanno e lo dedico a lei, Irene. Sì, no, ripeto, avevamo davanti anche una signora squadra dove ci ha messo in difficoltà il primo tempo, ci faceva, insomma, ci siamo schiacciati troppo secondo me con la linea difensiva e di conseguenza poi i centrocampisti e noi nella nostra metà campo e sono stati bravi anche loro a imporre il loro gioco, però poi nel secondo tempo noi sappiamo reagire come abbiamo dimostrato anche l'anno scorso e l'abbiamo fatto alla grande. Sì, no, ci abbiamo creduto perché poi mancavano, quando ho segnato, mancava 20 minuti, un quarto d'ora, quindi c'era ancora tempo e c'erano anche spazi, anche sugli esterni, sono stati bravissimi, Rizzato, Laverone, lo stesso Camara che è entrato, Castaldo, c'erano spazi e dentro di me avevo insomma, la sensazione di poter, che potevamo vincere, quindi è andata così, meno male, siamo contenti. Che dovevamo essere un po' più strong, avere più personalità e ci siamo nascosti troppo e è vero che loro hanno avuto sopravvento col loro gioco e ci abbassavamo troppo nella nostra area e non riusciamo a uscire. Ah, ero 9 Brescia. Sì, non so, il Brescia faccio sempre gol, non so come mai. Però. Sì, Molina, io avevo già giocato con lui a Perugia e sapevo già delle sue qualità. Dispiace perché è stato, come sapete, l'anno scorso fermo per quel problema e quest'anno, tra l'altro poi è un bravissimo ragazzo e ha fatto un ritiro splendido, è uno che si impegna veramente tanto, quindi insomma sono contento per il suo esordio perché sta facendo bene. Ah, Moro è arrivato da poco e secondo me lui è ancora giovane, non bisogna caricarlo troppo di responsabilità, deve crescere ancora tanto, è normale, lui gli piace giocare tra le linee come vuole il mister, oggi non c'era spazio, ha fatto un po' di fatica, però bisogna dire che anche se è allenato poco con noi, piano piano entrerà nei nostri meccanismi. Speriamo, ci lavoriamo tutti. Ma lei non fa l'allenatore. Lei non fa l'allenatore. No, a parte gli scherzi, la partita, ora parliamoci chiaro e dobbiamo essere onesti con noi stessi. Noi abbiamo perso la partita, ci prendiamo questa sconfitta e ce ne andiamo a casa senza fiatare, ma la partita l'ha condotta il Brescia, sempre. In 11 contro 11 l'abbiamo dominata.
in lungo e in largo. Abbiamo tenuto, penso, il 75% del possesso palla, abbiamo creato 6 palle gol, 2 parate strepitose del portiere, un palo. L'Avellino non ha mai tirato in porta, mai. 11 contro 11, la partita l'abbiamo, come dire, ce la siamo mangiata noi, perché dovevamo raddoppiare e minimo triplicare. Il calcio però è così. Quando giochi ad Avellino con un pubblico così, con una squadra fisica, nel momento in cui prendono coraggio, noi abbiamo commesso l'ingenuità di rimanere in 10 perché è un fallo al limite, l'arbitro ha deciso di ammonire, siamo rimasti in 10, abbiamo preso un po' di paura, l'Avellino ha preso coraggio, ha creato già qualcosa, ha lavorato molto con gli esterni, palle dentro, con i due attaccanti forti fisicamente, è una squadra molto molto temibile, ma il problema è, fossimo rimasti in 11 sarebbero arrivati così facilmente al cross, non lo so, non c'erano mai arrivati prima. Ci siamo abbassati perché era normale così, abbiamo concesso la superiorità numerica ad inizio azione nei primi 40 metri e abbiamo commesso qualche ingenuità e loro sono stati bravi a fare 2 gol. Per quanto riguarda l'arbitro c'era un rigore netto su di noi, nettissimo, ce l'ha dato, ce n'era un altro, non ce l'ha dato, c'era un rigore inesistente per l'Avellino e gliel'ha dato. E poi è successo che la partita ad un certo punto è stata aggressiva, molto aggressiva, lui l'ha lasciato andare. Avrei preferito che l'avesse fatto per tutta la partita, partita maschia, per tutta la partita così, quindi il fallo di Indoe tranquillo, il rigore dell'Avellino niente, e invece lì un po' è cambiato tutto. Questo non toglie i meriti all'Avellino, che ci ha creduto fino alla fine e che non si è dato mai per vinto e quindi ha fatto 2 gol e giustamente ha vinto. Se dobbiamo parlare della partita, questo è però il mio commento. Mister, mi lasci notare una cosa per parte avellinese, finalmente è stato spadato il tabù. È vero. Non ci avevo pensato a questa cosa, però è la verità. Anche perché, lo diceva anche lei, nel secondo tempo lei aveva praticamente in campo una squadra di ragazzini, nel secondo tempo qui i giovani come ti danno, ti possono togliere e hanno tolto abbiamo... parecchio la Brescia di quando esperienza è... Sì, abbiamo anche cercato di mettere un po' di esperienza con Gastaldello, togliendo Lancini, abbiamo fatto giocare un 2000, tanti giocatori giovani, però questo, vi dico la verità, mi interessa poco. Se giocano in Serie B, giocano in Serie B, che poi siano giovani, bene, l'esperienza la devono fare e non dobbiamo commettere ingenuità. Andoi ha commesso un'ingenuità perché un giocatore con un cartellino giallo già sulle spalle, quello è un fallo al limite che può andarti bene, l'arbitro non ti ammonisce, ma può andarti male come è stato oggi e l'arbitro ammonisce. E quindi ci può stare e questa è un'ingenuità che probabilmente l'anno prossimo tra 2 anni Indoe non commetterà più. È stato determinato dagli eventi della partita, questo ha ragione, noi abbiamo giocato molto di più la palla, avevamo superiorità numerica dietro contro i loro due attaccanti, siamo riusciti ad uscire quasi sempre con palla al piede, poi gli eventi hanno cambiato la partita, le situazioni, il calcio fortunatamente è bello perché è un gioco irrazionale e situazionale, oggi è capitato così per noi, siamo stati un po' tra virgolette puniti dalla nostra ingenuità, dall'espulsione. Ed è andata così, non per nostro volere non abbiamo più giocato negli ultimi 25-30 minuti, naturalmente è stato determinato dall'espulsione, l'Avellino ha iniziato a giocare molto lungo e largo sugli esterni, a mettere palloni in mezzo, quindi diventava non è stato facile.